Non lo so cosa è successo. È che prima di fare è diventato tutto strano. Ma strano che voleva fare cose strane, strano che piangeva, strano... Io sono diventata strana, Simone. Non è che questa è rivoluzione sessuale, tocca proprio a noi. Però tu questa cosa del cambiamento, la senti? Cioè tu stai cambiando? Sì. Perché tu no? E chi te l'ha detto che sei afefobica? L'ho letto su internet. Ah, bene. Cioè, in teoria l'afefobia riguarda il contatto fisico con chiunque. Però ho letto in un forum di una ragazza che ce l'ha solo con i ragazzi e che non riesce a fare sesso. Ma che sono bella. Davvero. Lui lo sa quello che vuole dalla vita. Io non lo so. Non lo sai? Io poi sono un ginecologo. Ma che c'entra? Non essere in imbarazzo, i corpi sono scienza, so benissimo come ha fatto un grande. E con chi eri in fumetteria? Con quel coglione? Ma chi? Come chi? Il barboncino, quello dei fumetti. Belli. Li fai te? Sì, ma sono solo cazzate, quindi. Senti Nina, dimmi soltanto se io e te siamo ancora insieme, ti prego. Sì che siamo insieme. E allora mi spieghi che cazzo sta succedendo? Non lo so, non lo so.